Non solo, non solo, e ormai dorme praticamente con me quando può, appena che è tornato dal gattile che l'hanno curato. È addirittura uscito dal portone con me e mi segue. Devi star lì, Chiappi, non devi allontanarti dalla zona. Guarda che ti porto se Silvano dorma con me, eh. Ma dicono di no, perché è meglio di no, perché tra l'altro mi duole un pochettino, perché c'è già da Frank le riflessioni del 9, mi pare, del 9 di gennaio. Mi duole un po' perché adesso si sta affezionando, cioè, gliel'ho sempre detto anche a tutto il quartiere, lo sto, stiamo dando da mangiare quando viene, se vuol dormire quando c'è freddo, dorme anche con me, o con mia mamma, con mio papà, ormai addirittura adesso non ci sono più gli altri, ormai si è allargato, noi non gli diciamo di no come non abbiamo mai detto nessun no a nessun gatto. È un po' rischioso per lui, perché io ho detto me lo porto su con me, ma no, perché non è mio, se cioè mi dice solo che per il suo bene sì, ma non è nel suo territorio, ci sono altri gatti là, lì è campagna, sì che qui rischia le macchine e tutto, ma conosce la zona, là arriverebbe, non sai mai bene, perché è un gatto troppo libero e selvatico, che non riuscirei a tenerlo in casa. Adesso se vedo che si addomestica mai tanto, ma no, non posso questo, quindi è così adesso, però c'è questa situazione qua di sto gatto qua che prima mi girava tutto intorno, visto che ero triste, è entrato in casa. Girava tutto intorno voi direte se fossero tutti qua i problemi, ci avete anche ragione forse. Quel che c'è da dire oggi, che cioè, è da un po' di giorni che l'avevo fatto già un video, poi non me l'ero dimenticato, l'ho perso, su come hanno potato queste piante qua ai giardini Exompi. Capisco che hanno dato la possibilità ai ragazzi che sono detenuti in carcere di fare un qualcosa di utile, ma dargli un minimo di infarinatura, veramente l'ho già detto. Cioè, guardiamo un attimo, cioè veramente, guarda. Poi sarà stato anche qualche teppista che ha fatto, che ci ha dato il colpo finale, non lo so, però, cioè, qui veramente ci hanno masticato coi denti. Guarda, guarda. Cioè, le hanno ammazzate queste povere creature. Cioè, guarda, guarda, guarda. E queste sarebbero potature. Cioè, sono cose che poi mi fanno incazzare. Io vado su, guarda, quando andrò su a Silvano, dorma adesso su. Spero veramente, farò molta attenzione perché non voglio arrivare a questo. Veramente. Qualcosa di disumano, cioè proprio, hanno fatto una cosa che afferrante, lo so, lei dirà, sei sempre qua alle giardine che sono per rompere le balle, afferrante il presidente del municipio, Bassa Valvisagno, ma che se devo dire? Qua dai giardinetti insieme alla Emma e alla Olga, mi faccio un salutone, gli tiro la pallina, abbiamo giocato fino adesso con la pallina e ci è rimasta un po' male perché vado via, è troppo tenera, un amore la mia. Che poi che dire, tra l'altro questo che era lo spazio riservato ai cani, l'hanno chiuso perché a qualcuno dava fastidio e i cani non possono venire più qua, e dove possono andare? Allora per me la soluzione sarebbe, visto che di là i bambini, no? Tra l'altro non ce ne va, lasciate di là lo spazio per i cani. Qui magari ci mette due giostrini, due piccoli scivoli che tanto ci stanno, ci vengono i bambini, e vediamo se chi si è lamentato prima per i cani poi sarà felice della scelta, perché non lo so. Ma tanto i bambini non ci vengono, guarda, ci vengono solo boh, i bambini li portano nei centri commerciali, la domenica qua non ce l'ho quasi mai visti. Ci sono i teppistelli, quelli che hanno bruciato le piante, quelli che hanno distrutto tutto, quelli ce li lasciano. Anche io una volta, ma noi ci venivamo con le chitarre, nei miei tempi ci venivo con le chitarre, venivamo con le chitarre a suonare, non qua, altri giardini. Qui ancora non erano aperti, li hanno aperti e li lasciano adesso così, tutto vuoto, la guarda. No, l'ho già detto. Un edificio abbandonato vuoto, l'ho già detto tante di quelle volte, ma che vuol dica fa, ma che vuol dica fa, ma che vuol dica fa. Vieni Olga, Olga! Eccola, la mia amicona, è arrivata la Olga. E dopo Chablis, eccola, un altro dei motivi per cui mi dispiace.